film sul Napoli e sul Napoli, in qualche modo sulla passione che c'è e sul legame strettissimo che c'è tra la città, la popolazione, la squadra, e quanto l'andamento della squadra influisca sull'energia, proprio sull'atmosfera che si respira in città e su come cambia proprio il mood delle persone. Ma sto cosa è sbagliato. Ma quando mai vedi che l'hanno fatto buono? Dietro il semplice tifo in questa città c'è qualcosa di più, c'è un amore, una passione, ma anche una fede. E la fede ultras è forse l'ultima fede che è rimasta veramente attiva, cioè, penso alla società contemporanea. Ma tu! Io, essendo napoletano, tifoso del Napoli da quando prima che nascevo, ho detto questo ruolo deve essere mio, è un sogno per me essere napoletano, tifoso del Napoli, interpretare proprio il mondo degli ultras. Cioè ritrovarmi in questo posto, nella veste di capultrà, qui a Napoli, è molto 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 emozionante. Poi Pequeño non è molto distante da me, è una persona molto decisa ma molto diplomatica, molto ragionevole. Ho voluto mettere questa sciarpa perché questa è la sciarpa degli NNN, che è il gruppo che abbiamo fondato io e Pequeño insieme agli altri ultras giovani. Amo di questo personaggio l'amore che ha verso questo suo amico Pequeño, che condivide i pensieri, condivide questa grande passione che ha per il Napoli, per il tifo. Noi siamo una banda di ragazzi, cioè tra i 17 e i 18, che non hanno una minima idea dell'ultras e dello stadio, però vogliono acquisire questi valori. Sì, vanno allo stadio, appresso alla gente più grande, anche cioè, prendere questa mentalità ultra. Pur non sapendo che cos'è lo stadio, le risse. Noi alla fine siamo cresciuti al centro storico di Napoli, là è come è un teatro a cielo aperto, devi recitare tutti i giorni. This is where I wanna be, but I always have no fear. Boy, we come from Napoli. Terra mia, this is where I wanna be. Ne mangi facci, ma sì, boy, we come from Napoli.